iniziando a piovere. Vediamo se riesco ad arrivare a casa senza lerciarmi. Proprio stress test al massimo oggi. Oggi sono uscito con la gravel per fare l'ultimo test prima della partenza per il mare. Quindi faccio una 30-40 km all'incirca. Sono sincero, non so cosa mi aspetti. Non ho mai fatto dei giri così lunghi. Non penso di essere preparato per fare dei giri così lunghi, però penso che non lo sarei mai, quindi tanto vale provare e vedere. Allora, oggi nella ciclabile Pinerolo Piossasco ci ho messo meno tempo del solito, con tutto che sono in bike packaging pesante. Ora vi faccio vedere un po' com'è allestita la bici. Mi sposto solo in un luogo un po' meno affollato. Allora, qui vi posso far vedere com'è bardata la bici per questa impresa. Allora, anteriormente ho montato una borsa da manubrio, un portaborracce che andrò a usare, non so, per barrette, queste cose qua, latiforcella, due portaborracce, qua altri due portaborracce, quindi abbiamo un totale di 4 borracce e questo va molto bene. Poi borsa sottosella, borsa telaio orizzontale laterale, quindi una di qua e una di qua, e questa qua doppia. La cosa veramente bella è che l'unico giorno che devo registrare un pezzo e porto la videocamera, quella senza microfono antivento, c'è il vento, ma è così che funziona. Allora, facciamo la prova del peso. Io peso 101, tutto vestito. E con la bici 121 e qualcosina. Quindi abbiamo più di 20 kg di bici. Sono riuscito a provare la bici per 30 km con questo allestimento qua, come vi stavo dicendo prima. Allora, la bici così allestita, quindi con le 4 borracce, tutto come era prima, pesa una ventina di chili. Ma non ho sinceramente riscontrato in questi 30 km che ho provato oggi come stress test grosse problematiche. Cioè, questo io li ho riempiti per bene, questi qua, sia questo sia quello dietro e anche questo qua centrale, li ho ben riempiti. Non ho riscontrato grosse problematiche neanche nella gestione dei carichi o in velocità. Ho toccato tipo anche 50 all'ora, non ho avuto nessun problema. L'unica cosa che non penso di portarle entrambe per fare il viaggio, ma dovrò decidere tra o questa o quella davanti. Parer mio, quella che mi ha dato un pelo più noia, ma neanche tanto, cioè proprio se devo trovare un difetto tra le due è questa qua, perché quando accoscio indietro mi sfrega leggermente la gamba qua. Quella davanti pensavo fosse quella più fastidiosa, ma non mi ha veramente dato nessun minimo problema, neanche nella gestione del manubrio, proprio nulla. Ora vi metto la traccia del percorso da qui a Loano, così lo argomentiamo ancora un po'. Allora, vediamo nel dettaglio un po' il tragitto che compirò con questa uscita in bici. Si partirà da Pinerolo per proseguire verso Baudenasca e Macello e per raggiungere poi, dopo le due orette indicativamente, Savigliano. Da Savigliano si andrà verso Fossano, poi da Fossano si scende verso Mondovì. Da Mondovì si prende il Ceva ed è da lì che inizierà la vera tortura, perché come vedete nel riquadro in basso, i primi 100 km indicativamente sono in semipiano, comunque hanno leggerissime pendenze. Invece, con l'avvicinarsi al Ceva,
vedete anche voi che le pendenze iniziano a salire e saranno, diciamo indicativamente, gli ultimi chilometri. Quindi quello è il punto dove ci sono più pendenze, che poi comunque sono pendenze, come potete vedere lì nello schema, molto blande, quindi stiamo parlando di meno del 10% di pendenza. Però quella pendenza dopo 100 km di pedalata, secondo me si sentirà abbastanza. Il mio giro massimo che ho compiuto finora è stato di 110 km con 600 metri totali di dislivello. Questo, come vedete in basso, sarà un giro che indicativamente ci vanno più di 10 ore di pedalata con un dislivello totale di salita di 1500 metri e una lunghezza totale di 153 km. Ho intenzione di partire indicativamente verso le 6 del mattino, che facendo due calcoli potrei essere intorno alle 16 a Loano. Come avete visto, i chilometri sono tanti, il dislivello è tanto, e diciamo che la cosa che a me preoccupa sono i chilometri associati al dislivello. Come ho detto già prima, io massimo nella mia vita ho fatto 110 km, ma con poco dislivello, con forse 600 metri, 700 metri di dislivello. Spero di riuscirci a compiere questa mia piccola impresa. Come avevo detto inizialmente, se mi seguite da un po' lo sapete, avevo comprato lei, diciamo esclusivamente per arrivare al mare, non esclusivamente, però diciamo che un obiettivo che mi ero prefissato dato l'acquisto era di arrivare al mare. Sicuramente il prossimo video sarà della mia riuscita o del mio fallimento per arrivare al mare. Quindi che vi devo dire? Seguitemi su Instagram, partirò venerdì alle 6 del mattino. Spero di farcela, e se mi vedete, sicuramente magari non capiterà perché non vedrete neanche questo video, ma se mi vedete in giro da qua a Loano tra venerdì mattina e venerdì pomeriggio, vedete uno tutto così bardato, sapete che sono io. Poi la cosa che comunque vi farà sicuramente capire che sono io saranno calzini poco sobri. Quindi che dire, ci vediamo al video della riuscita di questa mia piccola impresa, e va a sapere che dopo questa impresa non ci stia anche un Pinerolo Londra.